Buongiorno ragazzi e ragazze, siamo qui all'aperto, anche se il tempo proprio non è bellissimo, ma siamo qui per fare passo yin yang, che abbiamo già fatto tante volte. Ve lo spiego un attimino bene all'inizio e facciamo sia il passo avanti che il passo indietro, perché il passo indietro, camminare all'indietro, tonifica i reni, ve lo ricordate? Si parte. Apertura, vi ricordate? Si lì. Si mette il peso sulla gamba destra, si libera la sinistra, contemporaneamente si apre e ora si sposta il peso su entrambi i piedi e le gambe. Ok? Iniziamo col passo yin e yang. Si sposta il peso sulla sinistra, sulla destra, perdonatemi, sulla destra. Si libera la gamba sinistra. Si muove la mano, il braccio destro e il piede sinistro e si spinge. Di nuovo, la gamba destra, il braccio sinistro si appoggia e si spinge. Si inspira, apnea e si espira. Apnea, si espira, si inspira, apnea, si espira, andiamo indietro, ok? Parte la gamba destra e va indietro sul braccio sinistro. Sinistra devono arrivare insieme, la mano destra e il piede sinistro fanno lo stesso movimento, uguale, ora parte la gamba destra e il braccio sinistro, insieme arrivano, ok, ora di nuovo, il braccio destro, la gamba sinistra fanno lo stesso movimento. Questa camminata bisognerebbe farla per 100 passi ed è una camminata che va ad armonizzare lo yin e lo yang ed è anche molto rilassante. Okay. Andiamo indietro. Inspira.
Allora, pianta, palmo della mano e via. Inspira.